Gestione dell'emergenza Covid di Molise, la consigliera regionale del PD Fanelli chiede lumi a commissario ad ACTA ed ASRAM, intanto riparte la campagna vaccinale. Ex comunità montane verso la liquidazione finale o un nuovo assetto, nessun rischio per il personale, procedure illustrate stamani a Campobasso. Le competenze sull'emergenza nazionale provocata dal moltiplicarsi dei cinghiali e del Ministero dell'Ambiente, protesta delle regioni a Roma. Numerosi gli eventi previsti in regione nel 2022 e nel 2023, tutti contenuti nel nuovo cartellone della Fondazione Molise Cultura. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT. Oggi a Foggia l'autopsia sul corpo di Nicola, il 14enne di Montenero di Bisaccia, rimasto folgorato dopo essersi appoggiato ad un lampione nel parco Donnino Zappitelli del paese dopo il ricovero per giorni in terapia intensiva. Dell'esame se ne occuperà il professor Francesco Introna, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Bari, nominato pure il professor Francesco Bruno. Intanto nel fascicolo aperto dalla magistratura di Larino, due indagati per omicidio colposo, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune molisano e il titolare della ditta che si occupa della manutenzione della pubblica amministrazione, i quali a loro volta hanno scelto dei consulenti di parte per gli accertamenti irripetibili. Tra qualche giorno i funerali del ragazzo a Montenero sarà lutto cittadino. Come continua ad essere gestita l'emergenza Covid in Molise? A chiederlo ancora una volta al commissario ad ACTA alla Sanità e all'ASRM e la consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli. Contagi e ricoveri, continua l'esponente di centrosinistra, sono in aumento anche nella nostra regione. I cittadini sono preoccupati, mentre tra le richieste c'è quella di porre in essere strutture dedicate per la somministrazione della seconda dose booster per gli over 60 e la platea delle persone fragili dai 12 anni in su. Dal presidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime Covid è stato chiesto di sollecitare l'istituzione di una commissione di inchiesta regionale atta a verificare la gestione complessiva dell'epidemia Covid. Intanto in Molise è al via la somministrazione della quarta dose per tutti gli over 60 e fragili dai 12 anni in su. L'inoculazione può avvenire a distanza di 120 giorni dall'ultimo richiamo. L'offerta vaccinale è garantita dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 all'ospedale Cardarelli di Campobasso, al San Timoteo di Termoli, all'ambito territoriale e all'auditorium di Isernia. Da oggi è possibile prenotarsi sul portale della regione per la somministrazione. Ex comunità montane verso la liquidazione finale o un nuovo assetto, regione al lavoro, nessun rischio per il personale. Situazioni complesse e difficoltose quelle delle ex quattro comunità montane molisane. Ad illustrarle i commissari delle stesse, Domenico Marinelli, Pompilio Sciulli, Giovan Carmine Mancini e Carlo Antonio Perrella, stamane a Campobasso, in un incontro voluto per illustrare quello che sarà il futuro di tali organismi. Si va infatti verso la liquidazione finale, senza escludere però la possibilità di un nuovo assetto. Nell'arco di 6 mesi, dunque, l'attivazione immediata dell'ufficio stralcio regionale, la risoluzione delle volture, delle concessioni e dei contenziosi ancora aperti. I dettagli nelle parole del governatore Donato Toma. Si parla di questa liquidazione perché le comunità montane, che abbracciano praticamente quasi tutto il territorio molisano, hanno una serie di passività, quindi di debiti da definire, da pagare, hanno una serie di attività, quindi di immobili, beni da liquidare, hanno rapporti in corso, molti dei quali con delle cause in corso che i commissari hanno dovuto affrontare, hanno dovuto portare avanti. Siamo addivenuti però pressoché alla definizione di tutte le questioni in essere, quindi in questi 6 mesi che verranno i commissari dovranno fare il punto definitivo della situazione e dovremo capire quanto mandare all'ufficio stralcio regionale. C'è una proposta di legge che era stata scritta dalla prima commissione, studiata dalla prima commissione, la stiamo ancora valutando, ma penso che entro 6 mesi si possa anche, indipendentemente dalla liquidazione, addivenire ad una nuova organizzazione di questi territori.
I dipendenti di questi enti non dovranno fare nessuna brutta fine, faranno una buona fine, nel senso che una parte sono già andati in pensione, altra parte potrebbe essere assorbita dai comuni, qualora i comuni avessero bisogno e volontà di assorbirli, altra parte la regione troverà uno scivolo perché questi dipendenti possono arrivare alla pensione o comunque possono essere ricollocati. Le comunità montane non stanno solo in Molise, i molisani lo devono sapere, i nostri commissari liquidatori lo sanno perfettamente. Io ne discuto con il presidente della Toscana, con il presidente del Piemonte, Emilia Romagna. Ci sono comunità montane in tutta Italia, alcune sono state fuse, altre si sono già liquidate, altre sono in via di liquidazione, altre funzionano regolarmente. Oggi nella capitale protesta sulla questione cinghiali, un problema che mina la tenuta dell'agricoltura e la sicurezza dei cittadini, nutrita la partecipazione. Sì, è l'intera Commissione Politiche Agricole che ha inteso effettuare questa giornata di protesta. Ci tengo a precisare di protesta perché è la prima volta che 21 assessori protestano contro il governo, contro i ministri, alcuni ministri. Ciò significa che la politica non è riuscita a fare sintesi. Ciò significa che per le centinaia di volte che abbiamo posto il tema nella conferenza delle politiche agricole, i presidenti nella conferenza dei presidenti, i ministri hanno sempre deviato qualunque proposta da noi formulata. Quindi ci rimane una specie di forma sindacale della politica, denunciando tutta l'Italia, la nostra impossibilità a governare un processo di emergenza che anche nelle zone che fino a 10 anni fa non erano vocate alla presenza di questi animali, parlo della pianura padana, parlo del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia, era molto poco presente il cinghiale in quelle zone, anche loro hanno proteste delle aziende agricole. Noi non ce la facciamo più a giustificarci nei confronti del sistema produttivo agricolo, delle aziende agricole, che ci imputano di non mettere in piedi azioni per ridurre questa specie. Ripeto, non so quante volte l'ho detto, le regioni non hanno competenza in materia, ma è competenza dello Stato, in particolare del Ministero dell'Ambiente, del MITE. Fino a quando non vengono modificate alcune norme, non abbiamo il potere di fare alcunché. Illeciti in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti, gli uomini della Guardia di Finanza di Pescara hanno effettuato un sequestro di quasi 50.000 articoli di bigiotteria venduti da un commerciante ambulante bengalese nei pressi della stazione centrale del capoluogo abruzzese. Si tratta di orecchini, bracciali e anelli falsi. Un esame degli articoli ha fatto emergere la presenza di materiale tossico di tipo nickel, responsabile di molte reazioni allergiche con coloranti organici non conformi alla legge europea. La sanzione applicata può arrivare fino a 26.000 euro. Rigenerazione urbana e sociale, il comune di Civita Campomarano, assegnatario dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occasione da non perdere per la salvaguardia dei piccoli borghi. Presentazione del progetto oggi a Campobasso. Civita Campomarano tra identità e innovazione per guardare al futuro. Avviso Borghi Linea B del Ministero della Cultura, presentato oggi al convitto Mario Pagano di Campobasso, il programma che vedrà il piccolo borgo alle prese con i lavori di rigenerazione urbana grazie all'assegnazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 1.600.000 euro. Tali risorse si aggiungono a un'ulteriore dotazione finanziaria da attivarsi attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendano insediarsi nei borghi selezionati dalla linea B.
Per questo specifico intervento la somma disponibile è su scala nazionale di 200 milioni di euro. Questi fondi sono importanti perché ovviamente stiamo da anni seguendo un percorso di valorizzazione culturale, sociale e se vogliamo anche di rinascita della comunità. Attraverso questa linea B del PNRR rivolta ai borghi prevediamo la creazione di una casa d'artista, quindi per incrementare l'ospitalità, la nascita di un parco letterario legato a Vincenzo Cuoco, attività che permetteranno di aumentare la fruizione del castello e di tutto il borgo attraverso anche degli info point, spazi di co-working rivolti ai turisti che verranno e attraverso l'ITC CNR prevediamo anche di fare due moduli abitativi in via edilizia con materiale altamente tecnologico che incrementerà l'offerta ricettiva. All'interno di tutto ciò ci sono poi una serie di eventi collaterali di carattere sociale e culturale per aumentare l'attrattività del borgo. Riconoscimento del porto di Termoli all'interno dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. Se ne è parlato stamane proprio nella cittadina adriatica. A me sembrava innaturale quello che era lo scenario che mi sono trovato al momento del mio insediamento, cioè il Molise che andava a seguito di una regione confinante, ovviamente la regione con cui abbiamo ottimi rapporti, ma che è l'Abruzzo, che non ha però un porto core. Il porto core dell'Abruzzo è in realtà Ravenna, quindi una regione che è molto prossima alla Puglia si legava a un porto che poi è quello che determina effettivamente le politiche che il porto core, molto lontano che è il porto di Ravenna. Questo mi era sembrato abbastanza innaturale, quindi io gli avevo detto, guarda, secondo me questa idea che la ZES molisana e abruzzese si legano, forse l'Abruzzo è più vicino probabilmente, ma il Molise è molto più lontano, tenendo presente che il Molise per la sua posizione ha una ragione, diciamo, ha un interesse economico fondamentale dell'economia dei trasporti a legarsi con, se a mio avviso, con la Puglia per la similitudine delle economie, per la prossimità, per la mobilità che già esiste fra molisani e pugliesi, per il fatto che insistiamo non solo sullo stesso corridoio longitudinale, che è il corridoio adriatico, che è stato, siamo stati fortunati, perché mentre creavamo questa architettura, il corridoio adriatico è stato riconosciuto di livello comunitario, o come si dice oggi unionale, è stato incluso nelle reti TNT. E quindi questo è un grande vantaggio, avere un porto che sta già su una rete transeuropea. Ma esiste un altro corridoio, che è il corridoio cosiddetto trasversale, o corridoio, una volta si chiamava corridoio paneuropeo 8, è il corridoio che parte dal Tirreno e attraverso il Tirreno giunge fino alla Bulgaria. Questo corridoio ha una grandissima importanza economica che, se non è riconosciuta dai legislatori, perché il corridoio paneuropeo 8 oggi non ha più il riconoscimento legislativo che aveva, il segretariato era a Bari, eccetera, è riconosciuto però dagli operatori. Gli operatori lo riconoscono, il land bridge che unisce Oriente e Occidente è una realtà economica con migliaia di mezzi che si muovono attraverso questo corridoio, tonnellate, milioni di tonnellate di merci che si muovono attraverso questo corridoio, quindi è un corridoio che ha una potenzialità immensa. Politiche di inclusione e disuguaglianze tra territori, cosa ne pensano oggi gli esperti della situazione economica e sociale europea? Politiche delle disuguaglianze e di coesione, ma a che punto siamo oggi e come la pensano gli economisti? Beh, il tema è molto rilevante ed è sicuramente il tema dell'Unione Europea, perché voi sapete che l'Unione Europea investe un terzo del suo budget in politiche di coesione. E la domanda di ricerca oggi è: queste politiche hanno funzionato o meno? È evidente che sono passati degli anni in cui sono state spese delle risorse ingenti da parte dell'Unione Europea. E queste risorse sono state spese sostanzialmente sulla periferia d'Europa, e cioè su quei paesi del Mediterraneo e quei paesi dell'Est Europa.
Quello che mostrano i dati è che in termini economici queste politiche sembrano aver funzionato nell'est Europa, mentre sembrano aver non funzionato nei paesi mediterranei. Il sud Italia negli ultimi 20 anni è cresciuto zero. Ci sono state delle perdite in termini di PIL pro capite. E allora che cosa può fare l'economista e quali possono essere le politiche che possono dare una spinta al funzionamento di questi fondi di coesione? Beh, in primo luogo è stato mostrato che ci sono dei fattori che influenzano in maniera negativa i soldi spesi a livello regionale, ad esempio la qualità delle istituzioni. E quindi noi dobbiamo investire per far sì che le istituzioni siano in grado di partecipare in bandi, siano in grado di spendere le risorse nel modo più opportuno. Sicuramente la Summer School, Scienze Politiche, noi come docenti possiamo dare una mano per formare una classe dirigente all'altezza di poter portare avanti alcuni piani di investimento. Altri temi, è stato mostrato che il capitale umano dei luoghi, quindi il livello di istruzione dei luoghi, può dare un impulso positivo, ma siamo nei luoghi in cui sostanzialmente se guardiamo qualsiasi indicatore, ad esempio il tasso di abbandono è tra i più alti in termini europei o nelle regioni del sud. E infine il grado di urbanizzazione e la connessione con i centri. È evidente che ci sono dei problemi infrastrutturali che fanno sì che questi luoghi siano sostanzialmente più difficili da raggiungere, e quindi quando un luogo è difficile da raggiungere diventa veramente difficile poter portare lo sviluppo, perché gli economisti hanno mostrato da tempo che il cuore dello sviluppo sono le aree urbane. È importante riuscire a trasmettere attraverso le infrastrutture questa ricchezza e questo know-how tra aree urbane, centro di sviluppo e aree più periferiche. Antonio Venditti, consigliere di minoranza al Comune di Campobasso, aderisce al movimento politico Noi di Centro. Il partito punta in regione sulle potenzialità delle risorse turistiche locali, ma ritiene indispensabile adottare un approccio aziendalistico che porti ad un sistema integrato di sentieri, tratturi e strade sterrate che potrebbero ambire a diventare la rete di percorsi sportivi della natura più estesa d'Europa. La CGIL del Molise, in vista del congresso nazionale che si terrà il prossimo dicembre, ha annunciato l'inizio delle varie fasi assembleari. Il 2022 è l'anno del 19° congresso della CGIL, una grande assemblea con delegati ed invitati da tutta Italia, dall'Europa e dal mondo, che si ritroveranno a dicembre per analizzare, riflettere e proporre le strade della lotta sindacale nell'ambito del futuro delle persone. Un congresso significa il coinvolgimento di tutti quelli che operano nel sindacato e nei luoghi di lavoro, considerando anche e soprattutto gli scenari politici, culturali, sociali, economici ed ambientali che fanno parte del quotidiano e che governano l'esistenza delle comunità. Per questo sono iniziati i momenti che avvicineranno all'evento conclusivo di dicembre, le assemblee nei luoghi di lavoro, momenti collettivi dove i lavoratori, oltre a discutere sui temi proposti dai vari documenti e dalle tesi congressuali, eleggeranno i propri delegati ai congressi locali, quelli provinciali e regionali, delle categorie e quelli confederali. Un insieme di ragionamenti comuni, dove alla base ci sono i meccanismi che hanno regolato fin qui i rapporti di lavoro, ma anche l'insieme degli impegni di lotta, salvaguardando la dignità e i diritti dei lavoratori e dei pensionati, in un periodo storico colmo di problemi e di immense difficoltà. Naturalmente, nei prossimi giorni proveremo a raccontare i vari percorsi congressuali, seguendo gli impegni delle categorie, attraverso il pensiero di quanti si sentono rappresentati nella CGIL, uno dei sindacati tra i più importanti nel mondo occidentale. È una donna il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Isernia. Si tratta di Chiara Costaiola, 49 anni, che succede all'avvocato Maurizio Carugno, dimessosi per concorrere alle imminenti elezioni quali delegato regionale di Cassa Forense. Rinnovato anche il segretario del Consiglio, l'avvocato Roberta Moscardino. Decine e decine, con una programmazione biennale, gli eventi che animeranno il territorio nel segno della ripartenza, illustrato il cartellone delle iniziative della Fondazione Molise Cultura.
Ripartenza, questa è la parola d'ordine degli eventi che si svolgeranno nel 2022 e nel 2023 in Molise. A Campobasso la presentazione del ricco cartellone della Fondazione Molise Cultura, un programma che coinvolgerà tutto il territorio regionale. Abbiamo una stagione che finalmente riparte tra i tantissimi progetti, ne abbiamo oltre 150 di progetti sul territorio con il bando Turismo e Cultura. Oggi presentiamo il cartellone, tra virgolette, della Fondazione Molise Cultura con il coinvolgimento di tutte le piazze: Campobasso, Sepino, Pietrabondante, Isernia e quindi con tutto il territorio, un progetto ambizioso che vuole abbracciare una ripartenza voluta, dovuta, auspicata da tutti quanti. Credo che sarà un 2022 e un 2023, perché noi parliamo anche di un programma biennale quest'anno, 2022-2023, alla grande e soprattutto con l'ottica di una grande ripartenza. Domani e sabato 16 a Campobasso prenderà il via il Festival delle Erbe, organizzato dall'Associazione Tuo Molise all'interno della Villa de Capua. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione delle conoscenze relative alle erbe officinali e commestibili, alle proprietà terapeutiche, nutrizionali e più in generale a proporre stili di vita fondati sulla sostenibilità dell'ambiente naturale. Partirà il prossimo 16 luglio il Festival Itinerante del Racconto, 6 tappe per narrare luoghi, tradizioni tra musica e diverse sorprese. È presentato l'evento Una terra chiamata Molise. Un viaggio di 6 tappe gratuito che toccherà a partire dal prossimo 16 luglio Macchia, Valfortore, Jelsi, Agnone, Rocca Mandolfi, Trivento e infine Campobasso. Racconti e visite guidate per narrare luoghi e tradizioni e non solo. L'iniziativa denominata Una terra chiamata Molise è stata presentata alla Gilla a Campobasso. Dopo 4 anni che siamo stati dietro le telecamere e quindi abbiamo raccontato il Molise attraverso le immagini, adesso vogliamo scendere sul campo, quindi realizzare un evento fisico che porti le persone a viaggiare nei borghi. Quindi noi toccheremo 6 località molisane e attraverso visite guidate e racconti narreremo un po' tutto quello che c'è in questi paesi. Il racconto è proprio il filo conduttore di queste nostre tappe. Ci aiuterà in questo Pierluigi Giorgio, che ha un'esperienza lunghissima nel campo, insomma non per niente si fa chiamare narratore ambulante, insomma lui ha lavorato per tanti anni anche fuori dalla regione, è tornato qui e continua a portare avanti questa sua passione, questo suo anche lavoro di raccontare il territorio. Quindi durante queste visite noi andremo a mostrare tutto quello che questi borghi hanno da raccontare e lo faremo in maniera molto anche rilassante, se vogliamo, unendo il tecnicismo, che può essere quello, no, delle spiegazioni delle guide turistiche, alla poesia di Pierluigi Giorgio e dei suoi racconti. Non mancheranno momenti musicali e anche delle sorprese che chiaramente non anticipo, altrimenti poi non sono più sorprese. Nella giornata di oggi, 14 luglio, la chiesa ricorda la figura di San Camillo dell'Ellis, di nobile famiglia, nato a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti nel 1550, fu soldato di Ventura, persi i suoi averi al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia, sostò a Trivento nel convento di Sant'Antonio e qui decise di uscire dai francescani per fondare l'ordine dei Camilliani. Padre dell'Ellis pose attenzione unicamente ai malati, ponendo le basi per la figura dell'infermiere. Morì a Roma nel 1614 e venne canonizzato nel 1746. A Trivento la piazza antistante la casa di riposo Sant'Antonio di Padova è oggi intitolata Largo San Camillo dell'Ellis per la sua vocazione e il servizio agli infermi. Sempre più accattivante e competitivo il turismo offerto nel periodo estivo a Castel San Vincenzo, una svolta economica e occupazionale in crescita negli ultimi anni. La stagione turistica estiva a Castel San Vincenzo è partita con il segno positivo. L'afflusso di visitatori provenienti sia dall'Italia che dall'estero è in crescita di settimana in settimana. E questo tende a far pensare nel piccolo centro ai piedi delle Mainarde a un mese di agosto all'insegna del tutto esaurito.
Ci stiamo abituando ad un'affluenza turistica sempre più consistente, il commento soddisfatto della sindaca Marisa Margiotta, e stiamo rispondendo alla crescente domanda di trascorrere le vacanze nel nostro comune grazie alla collaborazione dei concittadini che hanno capito quanto sia importante rendere ospitale il paese, mettendo a disposizione le abitazioni del posto per coloro i quali hanno programmato di trascorrere alcuni giorni di relax e tranquillità nel borgo dell'Alto Volturno. Un'offerta turistica variegata può garantire solo da qualche anno a Castel San Vincenzo per le sue numerose attrattività sportive al lago e nelle attività della cucina locale. In quest'ultimo caso la ristorazione è migliorata e aumentata. Tutto ciò in breve tempo ha fatto recuperare terreno e permette al comparto turistico naturale dell'Alto Molise di guardare al futuro con più fiducia. Cuore Curvo è il nuovo singolo del cantautore molisano Luigi Farinaccio, in uscita a partire da oggi su tutte le piattaforme musicali. Il brano è stato registrato negli studi romani di Grottaferrata da Primiano Di Biase, attuale tastierista nel tour nazionale di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Ancora una giornata molto soleggiata oggi su Molise e Abruzzo. Dalla sera cielo ovunque stellato. Le temperature in Molise sono comprese tra i 21 gradi di Campobasso e la massima di 33 ad Isernia, per l'Abruzzo 19 la minima all'Aquila e 33 la massima a Chieti. Ventilazione debole settentrionale, calmo l'Adriatico centrale. Sulle due regioni ancora caldo e bel tempo domattina, valori atmosferici stazionari o in leggero rialzo. In attesa del verdetto del CONI, il Campobasso prepara la stagione calcistica 2022-2023. Il raduno è previsto martedì 19 con le visite mediche degli atleti, poi dal giorno successivo il pre-ritiro sul campo comunale di Vinchiaturo. Solo successivamente, dal 24 luglio al 3 agosto, l'organico rosso-blu, agli ordini del nuovo allenatore Fabio Prosperi, si trasferirà in altura a Rivisondoli, nel Basso Abruzzo, ospitati al Grand Hotel Europa. La Commissione di Vigilanza della Federcalcio Dilettanti ha accettato favorevolmente la domanda di ripescaggio dell'Isernia nel prossimo torneo interregionale. Il club biancoceleste è stato perciò inserito dalla FIGC nella classifica nazionale di ripescaggio in quarta serie. A giorni la Lega stilerà le compagini di eccellenza che potranno salire in Serie D. Il 17enne portiere Bruno Piscitelli è un giocatore del CUS Molise Calcio a 5. Nativo di San Martino in Pensilis, si è messo in evidenza nel campionato regionale di futsal di Serie C a Campobasso. Quest'anno il giovane difensore è pronto al grande salto in A2. La 34enne cestista marchigiana Valeria Battisodo firma per la Magnolia Basket Campobasso per la prossima stagione agonistica nella massima serie femminile. Nativa di Pesaro, i trascorsi sportivi a Parma, Umbertide, Faenza, Lucca, Schio e Virtus Bologna. Ruolo guardia e playmaker, la Battisodo ha una lunga carriera nella nazionale italiana giovanile di pallacanestro. La società di nuoto Idrosport ha ottenuto una pioggia di medaglie nella piscina di Pescara in occasione del campionato regionale estivo riservato alle categorie esordienti, ragazzi juniores, cadette e seniores. Da segnalare le prestazioni di Giovanna Muccitto, Vincenza Mastrangelo, Gemma Guiderdone, Daniel Agostini e Francesco Marra. E con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.